Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. E oggi è una puntata speciale, volevo dedicarla a una giornata passata insieme a un po' di amici. Siamo andati a fare la traversata della prima, la seconda e la terza torre del Sella con Etienne e Andrea, due carissimi amici. Quindi basta parlare, andiamo a vedere questa stupenda traversata che consiglio a tutti. Allora, buongiorno. Oggi siamo nel cuore delle Dolomiti. Io sono Bernard Etienne, una guida alpina della Val di Fassa. Oggi cerchiamo di ripercorrere uno dei percorsi ultra classici che ci sono qua in zona, ovvero partiamo dal Passo Sella, risalendo poi il sentiero che ci porta all'attacco della nostra via. Seguiamo la via normale che prima ci porta sulla prima torre, dopodiché andremo sulla seconda e infine cerchiamo di arrivare fino su in cima alla terza torre. Oggi non avrà delle difficoltà troppo elevate, però qualche passeggino lo troveremo dove dovremmo ingegnarci. Ho fatto la prima parte. No, Etienne, ho fatto la prima parte. Prima parte, adesso impegniamoci vicino all'attacco della prima torre. Poi è anche venuto qualcuno a pisciare. No! Lui è, ragazzi, tra l'altro è uno dei placchisti più forti del nord Italia. Mezzini. Allora, dove siamo? Tutto bene, siamo al bivio per la salita tra la prima e la seconda e a scavallare verso la terza. Adesso saliremo verso le prime due. Con la calma ci contraddistingue. Bene. Poi il bello del Sella, sapete cos'è, ragazzi? È sentire comunque il rumore delle moto e tutto. Cioè, fa sentire un po' a casa, diciamo. Prima cima della giornata, prima torre del Sella. Soddisfatti ma rimborsati. Ma già stanchi. Le mie spalle, il Gran Zebrù. Thank you.
metri alla cima